accettare chi parla una lingua diversa dalla tua, chi sente una lingua diversamente da te, chi lo vive diversamente da te. E non è facile quando invece cresci con il mondo, dove non c'è spazio per quello anche. Non è detto che sia un mondo visibile, anzi uno dei peggiori sono quelli invisibili. Io racconto quei mondi, anche all'interno del film, no? Sono all'interno della storia d'amore, il confine tra la morte e la vita, e quindi anche si diciamo che propone sempre della vita, e bisogna essere aperti a quell'anche, anche ci sei anche tu, c'è anche qualcos'altro, oltre a quello che io vedo c'è anche qualcos'altro, e questo sì, è molto, molto importante, perché ti porta un po' dentro te stesso, nelle emozioni che vivi, che cerchi di fare degli altri. Ti porta anche ad affrontare una sofferenza ma non restituirla all'altro, ti porta ad affrontare un dolore che hai vissuto ma non darlo all'altro, ma darlo diversamente, con positività. Penso che questo. Senti, è bella l'idea anche a separare questo marito e questa moglie che vivono poi. L'importante è che ci sia poi anche mezzo, quindi il mare, perché la moglie Levantina che viene lontano poi ha approfittato di queste barriere per avviare un piccolo traffico, insomma, con il sempre, come dire, ha lucrato genialmente, investiva sulla frontiera. Mentre il marito pensa al mare, che è quello che custodisce a suo modo anche lui una memoria diversa di questa figlia scomparsa, sicura della sua barca, e pensando appunto a questo altro ruolo per definizione che è il mare, no? E il mare come anche come liquido amniotico, come appartenenza, come femminilità, io ci tengo molto a dire questo, cioè che il doppio salto mortale di questo film, secondo me, vedo anche per Katia, insomma anche per Simonetta, sia stato proprio quello di mettere insieme questi due temi, no? Cioè quello dell'elaborazione di questo lutto terribile, come la perdita di una figlia, e la rinascita di questa donna e della sua anche consapevolezza del proprio corpo, della propria sessualità, che erano due temi difficilissimi da tenere insieme, no? Ma è di questo che parla il film, di questa rinascita che avviene attraverso l'incontro con Lena e con le altre donne, questo, come dire, riconoscersi e accarezzarsi l'un l'altro, no? E attraverso questo Rosa comincia quella fase di scongelamento che avviene dopo una lutto così forte, così potente, che l'ha totalmente bloccata, proprio bloccata la sua vitalità, la vitalità che è legata alla sessualità. E quindi questa sfida, secondo me, è una sfida abbastanza insolita, diciamo, si vede poco nel cinema, insomma, credo. Vorrei dire una cosa riguardo a quello che ho detto in diretta, perché mi sembra importante. Non è un film per me, è un film femminile, è un film dove c'è spazio anche per la figura maschile, che è il marito, che credo sia molto importante, perché è un marito che sa stare in silenzio, è un marito che riesce a supportare e sopportare questa donna amandola. Cioè, è grazie anche a questo amore che poi alla fine lui nasce e i due si avvicinano. E racconto anche con l'affetto, la rinascita femminile, ma anche con grande affetto una figura maschile che è importante in una vita che si inizia da 40 anni, nonostante tutto, le grandi difficoltà.